Già in passato le sale del Comune di Pesaro si erano aperte alle presentazioni di nuovi giocatori o allenatori, mai però lo avevano fatto per un rinnovo contrattuale, il che la dice lunga sul peso di valori tecnici, leadership e carisma che l'argentino Carlos Delfino rappresenta per la VL. Il capitano, che compirà 39 anni il prossimo agosto, rinnova per altre due stagioni il rapporto con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Un matrimonio che si allunga, celebrato dall'intera società biancorossa, ma anche dal sindaco Matteo Ricci e assessore allo sport Mila Della Dora, ai quali per l'occasione è stata donata una casacca ufficiale indossata in stagione dallo stesso Delfino. Io sono molto contento di essere qui a Pesaro, mi sono trovato l'anno scorso già con una società storica e con una città alla quale piace molto il basket e la quale che ti fa sentire come in casa, sì? E dopo questa stagione che, come dicevo prima, abbiamo avuto una prima parte molto positiva, una seconda un po' meno positiva, però che alla fine, facendo i conti, secondo me è stata una buonissima stagione e che niente, mi sento molto contento di essere coinvolto a continuare avanti, a continuare a crescere e a continuare in questo percorso con la VL e con tutta la città, speriamo anche con i tifosi in campo, no? Carlos Delfino riparte dunque da Pesaro dopo il brutto infortunio che l'ha estromesso dal rush finale della stagione pesarese, eppure dalla recente convocazione con l'Argentina in prospettiva delle prossime Olimpiadi. Ci è mancato la fine, un po' credo che sia stato colpa degli infortuni, varie cause di Covid. Diciamo che il nostro giorno di ritorno non è stato bellissimo, no? L'abbiamo sofferto più che altro, soprattutto alla fine. Personalmente la frustrazione di non essere stato in grado di essere in campo per aiutare i ragazzi, per caricarli, per essere parte anche delle sconfitte, ma essere lì con la squadra. Niente, adesso bisogna guardare avanti, bisogna imparare i nostri sbagli, bisogna continuare a crescere, come dicevo prima, e niente, credo che oggi tocca presentare che io ho firmato, ma credo che il rinforzo più importante sarà vedere la gente in campo, e quello sarà un rinforzo grande per la squadra, no? Avere il tifo della gente. Dopo sicuramente è il momento di Ario, Walter, Stefano, di cercare di creare il gruppo migliore per andare in campo e fare un'altra stagione buona.